Ora che abbiamo scomposto la forza peso e la forza elastica nelle loro componenti parallele perpendicolari al piano, possiamo immaginare di non avere più la forza peso verticale, ma di avere al suo posto le sue componenti. E allo stesso modo immaginiamo di non avere più la forza elastica orizzontale, ma soltanto le sue componenti. Quindi la situazione è questa. Abbiamo le due componenti della forza peso, sono queste due frecce colorate in blu da 17 e 9,8 N, e le due componenti della forza elastica da 20 e 34,6 N. Le due componenti perpendicolari al piano si sommano perché sono entrambe rivolte verso destra, quindi danno origine a un'unica forza che è la forza normale, che è la loro somma, 44,4 N. È la forza normale che schiaccia il blocco contro il piano perpendicolarmente al piano. Di conseguenza, il piano, per non farsi sfondare, esercita sul blocco la forza vincolare uguale opposta alla forza normale, quindi sempre perpendicolare al piano, 44,4 N. Questa forza normale è anche responsabile della nascita della forza d'attrito, che dopo andremo a calcolare. Invece, le altre due componenti del peso e della forza elastica, quelle che sono rivolte lungo il piano inclinato, quindi le due componenti parallele, vanno sottratte perché una va verso l'alto, una va verso il basso, una è da 20 N, l'altra da 17, e quindi equivalgono ad un'unica forza che chiamiamo forza parallela di soli 3 N, la differenza 20 meno 17 N, ed è rivolta verso l'alto perché vince la forza da 20 N. Quindi se non ci fosse l'attrito, il blocco si sposterebbe verso l'alto, proprio perché questa componente da 20 N vince rispetto all'altra da 17 N. Però c'è l'attrito, l'attrito quindi, come fanno sempre gli studenti, si rivolge dalla parte opposta, quindi ad ostacolare il movimento del blocco, quindi verso il basso. E c'è da chiedersi se l'attrito è in grado, l'attrito statico, di raggiungere i 3 newton che sono necessari a tenere fermo questo blocco. Perciò calcoliamo la forza d'attrito statico massima, cioè il valore massimo che può esercitare l'attrito, con la solita formula coefficiente d'attrito statico per la forza normale. Coefficiente di attrito statico lo conosciamo, la forza normale è questa che abbiamo calcolato prima e quindi al massimo l'attrito può arrivare a 17,8 N, quindi molto di più dei 3 N che sono richiesti per tenere fermo il blocco, perciò il blocco sta fermo. L'attrito esercita soltanto il minimo indispensabile come gli studenti e quindi esercita soltanto 3 N.